Innanzitutto buona serata e grazie di essere venuti qui. E benvenuti all'assemblea costitutiva, se possiamo usare questa parola, di Cambiare si può qui a Como. Abbiamo pensato, innanzitutto io sono Luca Frosini, piacere a tutti, sono di Como. Fabrizio Baggi, anch'io sono di Cantù. E abbiamo pensato con la massima dell'umiltà possibile di convocare un'assemblea costitutiva di questo nuovo soggetto che sta iniziando a muoversi nella magmatica realtà politica nazionale, per far sì che anche a Como, che era una delle poche realtà regionali dove non si era ancora verificato un evento simile, l'iniziativa ha già avuto un certo successo in altre realtà non solo lombarde ma in tutto il paese, in modo da far sentire anche dalla periferia dell'impero, se vi passate questo termine, che c'è voglia di cambiamento anche qui da noi. Perché la situazione attuale, la crisi che tutti noi stiamo vivendo, è un qualcosa che si sente sulla nostra stessa pelle, che ormai non ha più confini nazionali, non ha più differenze di ceto, se ancora questa parola è valida oggigiorno. Ormai è un qualcosa che ha bisogno di una domanda politica, oltre che sociale, che in molti casi a livello istituzionale non trova più risposta, se non con iniziative che partono dall'altro o con una critica antisistema che poi non porta che alla distruzione dello stesso senza alcun tipo di pensiero che vada oltre tutto questo. Quindi abbiamo pensato appunto che fosse necessario che qui da noi a Como che almeno si provasse a costituire una realtà simile. Cambiare si può è ancora un qualcosa, possiamo definire work in progress, è un contenitore certamente di idee e realtà molto diverse tra loro, ma che sono accomunate, come anche nel caso dei sottoscritti, dalla volontà di porsi in modo positivo e costruttivo nei confronti della cittadinanza, dei diritti, del lavoro, per dire, che vengono continuamente lesi oggigiorno a più livelli, anche qui a Como. Come dimostrato dall'impegno che abbiamo profuso tutti, non solo noi ma tutti noi, nella recente campagna referendaria sull'articolo 18 e sulla cancellazione dell'articolo 8 della legge Sacconi. Ma non solo, Cambiare si può è costituita a livello nazionale anche da personalità e soggetti che fanno parte di carichi istituzionali diversi e che rappresentano la presenza di queste e la volontà di aiutare i cittadini sempre anche in appunto, realtà istituzionali diverse. Stasera sarà appunto un primo passo, un pochino per fare sia la punta delle forze, sia soprattutto per vedere chi vuole, chi si propone in modo propositivo appunto rispetto a Cambiare si può. In particolare la serata sarà strutturata ovviamente su un ampio spazio dedicato a interventi per dare modo a tutti di esprimere la propria opinione sia sulla situazione generale che particolare, su alcune piccole pratiche organizzative, come per esempio la nomina di un comitato, se possiamo chiamarlo così, promotore, in modo da gestire un po' la transizione verso Cambiare si può, e anche per dire cose un po' più terra a terra, se vi passate questo tempo, ovvero sia l'istituzione anche di un piccolo fondo in modo da poter finanziare autonomamente altre iniziative simili. E poi soprattutto, come dire, la decisione, la stipulazione di un documento assembleare in modo da porre le prime basi, anche di porre appunto le prime basi programmatiche, se possiamo definirlo così, anche per Cambiare si può. A questo punto invitiamo tutti quelli che vogliono intervenire a iscriversi, a darci il segnale anche qui al banco di chi vuole parlare appunto. A questo punto direi di passare la parola al mio collega Fabrizio per le ultime questioni organizzative. Grazie mille, gentilissima. Grazie a tutti, sono Baggi Fabrizio, sono di Cantù, anch'io colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti di questa sera per risposto all'appello di Cambiare si può nel territorio comasco. Come diceva il mio collega Luca, tra poco inizierà una serie di interventi. Chi vuole esprimere la propria opinione a riguardo è
pregato magari di venire qua in modo tale che facciamo un'iscrizione e vi chiamiamo una volta. Per ragioni tecniche chiediamo di stare nei 5-7 minuti di intervento, in modo tale che possiamo riuscire a far parlare il maggior numero di persone possibili. E oltretutto qua sul tavolo trovate dei moduli con delle caselle dove potete inserire la mail e il numero di telefono, in modo tale che tutti coloro che vogliono essere inseriti nella mail list, che andare si può, potranno essere aggiornati già da domani su tutto quello che succede o le iniziative che faremo. Grazie. Sono aperte le iscrizioni, si vince una bambolina il primo che parta. Scusavo con Giacomo. Vieni pure. Per rompere il ghiaccio. Rompo solo il ghiaccio, è tranquillo. Un piccolo dettaglio tecnico, cioè se non, fino a poche ore fa, non so se l'avete fatto appunto queste ultime ore, sul sito nazionale cambiaresipuo.net non era calendarizzato questo evento e molti gruppi provinciali, locali eccetera mettono innanzitutto l'indizione degli incontri, poi mettono il resoconto della riunione, le delibere eventualmente prese. Cioè sarebbe opportuno tecnicamente insomma apparentarsi a questo sito gruppone nazionale mettendosi appunto in diretto contatto. Non so se qualcuno si inserisce, manda la mail, la segnalazione, dice abbiamo svolto la riunione, erano presenti eccetera. Rispondiamo subito al buon Enzo. Abbiamo inviato l'email al gruppo Cambiare Si Può Nazionale, probabilmente con la mole di indirizzi e di messaggi che ricevono, magari non sono riusciti a calendarizzare per tempo l'appuntamento di stasera. Comunque non vi preoccupate, è pienamente comprovato da Cambiare Si Può Nazionale, abbiamo avvertito in tempo debito, purtroppo ci saranno dei problemi tecnici al sito loro e diciamo che non è stato avvertito in tempo. Per quanto riguarda i documenti, appunto stasera una delle cose più importanti che faremo sarà approvare un documento finale al termine del giro di interventi che verrà spedito subito a Cambiare Si Può Nazionale in modo da poterlo presentare sul sito immediatamente, ovviamente a scapito, si spera di no, di altri problemi tecnici o telematici. Grazie. Mi sembra che è troppo bravo. Ecco, bravo. Hai la supporter. Sì, certo. C'è qualcun altro che vuole intervenire? È completamente libero, non ci sono paletti su temi o censure eventuali, c'è la massima libertà di espressione possibile, se possiamo dire. Anche dal punto di vista. Buonasera, io sono Gigi Tavecchio, insegnante di scuola media superiore, residente a Pontelagno. Io stasera trovo in questa riunione una risposta ad una domanda che personalmente mi faccio da parecchi mesi e la domanda che mi faccio da parecchi mesi riguarda una domanda che dovrebbero rivolgersi tutti i cittadini, tutti gli elettori italiani. E la domanda è a chi do il mio voto? Come mi comporto nell'urna, nel segreto dell'urna? La risposta che trovo questa sera, per cui sono stato molto contento che questa iniziativa venisse fatta in questi termini,
è una risposta fatta nel nome di una necessità. Il cambiare si può, secondo me, come anche ho visto scritto in alcune variazioni sul tema del logo di questa associazione, di questo gruppo, di questa aggregazione di forze, è in realtà un cambiare si deve. E il segno principale del cambiamento che io vedo questa sera, ho visto anche a livello nazionale, sono soprattutto quelli che concernono la necessità di trasformare in rappresentanza istituzionale una serie di esperienze delle quali anch'io sono stato parte nei mesi, negli anni scorsi, e mi riferisco in modo particolare a tutte quelle iniziative che secondo me hanno inciso profondamente nel quadro politico nazionale, anche se sono rimaste per certi versi ai margini di quello che viene proposto quotidianamente dai mezzi di comunicazione di massa. I due esempi che faccio di cosa significhi tradurre in rappresentanza politica e istituzionale esperienze di mobilitazione e di lotta sul territorio si riferiscono principalmente, quella più recente è la vicenda della raccolta delle firme, le chiamiamo sinteticamente referendum sul lavoro, perché riguardavano l'articolo 8 e l'articolo 18, ma riguardavano anche i referendum che chiedevano in sostanza l'abolizione della riforma delle pensioni voluta dal ministro Fornero. Ma parlo anche di tutta quell'esperienza che è durata qualche anno e che si è conclusa positivamente nel giugno del 2011, che è l'esperienza appunto positiva, vittoriosa dei referendum sull'acqua e sui beni comuni. Ecco, io ho visto nei 10 punti proposti nel mese di novembre, i 10 punti programmatici di Cambiare si può, il riflesso di queste campagne di mobilitazione, di questa attività politica fatta non per aggiudicarsi posti o poltrone, ma un'attività politica fatta che ha richiesto anche a me di cambiare profondamente le forme di coinvolgimento e di contatto con gli elettori, con i cittadini che invitavo a firmare per il referendum sul lavoro o a votare per il referendum sui beni comuni. In sostanza la necessità che io vedo è quella di trovare, e i 10 punti secondo me sono un'ottima base di partenza, trovare un'unità di intenti per tutto lo schieramento sociale e politico che individua nella crisi attuale un fatto che colpisce in modo particolare i lavoratori, che crea nuove marginalità, e questa necessità di trovare un accordo, di trovare un'unità di intenti, secondo me ci deve anche spingere, e questa è l'ultima cosa che aggiungo, sulla quale mi propongo anche personalmente di lavorare, secondo me è indispensabile anche che questi 10 punti, in vista di una campagna elettorale che andrà fatta in maniera capillare, così come siamo stati capaci di fare per il referendum sul lavoro e per il referendum sui beni comuni, andrà spesa anche declinando alcuni dei punti del decalogo di Cambiare si può, aggiungendo a questi 10 punti, integrandoli con questioni che riguardano i nostri territori e che, ad esempio, per quanto riguarda un punto fondamentale sancito e stabilito dal secondo punto dei 10, che è, parlo di una questione della quale mi sono sempre occupato, che è la riduzione del consumo di suolo agricolo. Ecco, io penso che una cosa di questo genere, in un territorio come quello della provincia di Como, che è fra i più saccheggiati e fra i più disperatamente rovinati da decenni di speculazione,
sia necessariamente da sviluppare, da arricchire con riferimenti e con proposte che vengano dal nostro territorio e che parlino della questione del nostro territorio, per cui andare da una questione generale ad una questione particolare. Altra cosa, e concludo, che secondo me va aggiunta e inserita proprio come argomento di coinvolgimento, argomento di discussione, argomento di convinzione, di convincimento nei confronti dei, dei nostri interlocutori, degli elettori, una questione come la fine che è stata fatta fare ai referendum, che sono di fatto praticamente sul, sull'orlo dell'annullamento, proprio perché per una serie di questioni burocratiche che potrebbero essere tranquillamente aggirate rinviando lo scioglimento delle Camere ai primi giorni del 2013, tutti voi saprete che questi referendum sono, rischiano di essere invalidati proprio perché raccolti e consegnati in un tempo che non era più utile, perché non poteva essere certo previsto da noi lo scioglimento anticipato delle, delle Camere. Però proprio nei confronti della, del modo in cui questi referendum sono stati bistrattati da parte del governo, da parte delle forze che hanno sostenuto fino in fondo, fino a poche ore fa, la cosiddetta agenda Monti, ecco, io penso che un argomento di questo genere vada riproposto, perché secondo me nel momento in cui se ne saranno accorti tutti quelli che hanno lavorato alla raccolta delle firme, il consenso lo abbiamo trovato proprio perché siamo stati in grado, con il referendum sul lavoro, di entrare nello specifico e di parlare alle persone delle loro condizioni materiali, e su queste condizioni materiali è stato possibile far prendere loro coscienza del quadro politico complessivo, e ed è la cosa che dovremmo fare anche in occasione di queste prossime elezioni. Grazie. Grazie Gigi, se c'è qualcun altro, ripetiamo che non c'è nessuno. Perfetto. Lucia Tessina, segreteria CGL di Como. Perché sono qui? Perché mi convince questo progetto? Mi convince nonostante tutto, perché citava prima Gigi il discorso di come è stato difficile il referendum e la raccolta firme. Quello che noi abbiamo registrato è, da una parte, le persone assolutamente sfiduciate verso tutto e tutti, verso tutto ciò che viene proposto, verso tutte le cose, tanto eravamo quasi presi per pazzi visionari che comunque dicevamo no, non possiamo arrenderci. Dall'altra, però, comunque anche una forte richiesta di avere chiarezza, di avere una guida e un percorso da fare insieme. Queste cose ambivalenti io penso che ci debbano far riflettere e soprattutto non mollare. Questo perché? Perché siamo arrivati al limite, basta. Più in basso di così non si riesce ad andare. Dal punto di vista del mio lavoro quotidiano, ci rendiamo conto che siamo arrivati con tutte queste politiche, inutile che sto a raccontare a voi, a tagliare tutto, anche essenziale. Di più non si può fare. Ecco perché serve, per cui, un progetto differente, che contenga parole diverse. La coesione sociale è fortemente a rischio. E allora io penso che un progetto come quello che è stato proposto, che mi ha visto, appena l'ho visto girare, mi è sembrata assolutamente una cosa interessante, perché i contenuti del progetto sono contenuti reali, fattibili ed attuabili, e anche facilmente spiegabili alle persone, perché entrano immediatamente nell'immaginario comune, entrano immediatamente nella realtà quotidiana. Io non voglio allungarmi, volevo proprio dire, il discorso è tutto da costruire, tutto da fare,
i problemi ci sono, la gente non ha voglia più di far niente, abbiamo visto quelle elezioni col discorso di Grillo, piuttosto che col discorso di Renzi, che è un Grillo rivestito da giovane, con tutte queste cose. Bene, io penso che però c'è ancora in giro tante persone che insieme a noi possono fare qualcosa, e per cui io dico cambiare, sono d'accordo con chi lo diceva prima di me, cambiare si deve, e la grossa responsabilità di portare avanti è questo. Il lavoro è al centro del discorso, perché è chiaro che se il lavoro il lavoro è fattibile, su quello tu costruisci tutte le cose. È vero che la politica del lavoro fatto fino adesso non può più essere la politica del lavoro che deve continuare. Ci deve essere una svolta a 180 gradi con un approccio completamente differente rispetto al discorso del lavoro. La compressione continua del costo del personale con tutto quello che vediamo tutti i giorni non ci ha portato da nessuna parte, ed ormai è evidente a tutti, chiaro a tutti quelli che sono lavoratori o pensionati da lavoro, non sono di sicuro coloro che tengono in mano la ricchezza che sono i suoi. Non voglio annoiarvi, lavoriamo. Grazie mille Lucia, hai toccato un punto fondamentale come appunto il lavoro, perché sulla nostra stessa pelle, anche dei sottoscritti, la mancanza di prospettiva assoluta dal punto di vista impiegatizio è un bel macigno che grava sul nostro futuro, è una spada di Damocle bella grossa. Adesso ovviamente se ci sono altri interventi. C'è un tipo di... Sì, magari... Ciao, sono tutti Marco Vigamonti, operaio. Allora, perché sono qui stasera? Qualcuno diceva cambiare si deve, cambiare dobbiamo. Da operaio, si sente, sì, da operaio in fabbrica, da delegato alla CGIL, guardate che è durissima, nel senso che quello che diceva prima Lucia, la gente è stanca, la gente non si fida più della politica, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, perché la gente, quando tu parli che sei operaio e cerchi di fare politica, questi ti dicono tu sei un corrotto come tutti gli altri. Allora, sta storia deve finire, perché la politica non è solamente andare a rubare o comprarsi le cartucce sulle spalle dei cittadini italiani, oppure andare a comprarsi i libri, perché visto che prendono 12.000 euro al mese non riescono a permettersi anche queste cose, bisogna fare qualcos'altro. Cosa fare altro? Quello che sta venendo fuori da questa assemblea di stasera, bisogna fare altro, bisogna cercare di dare una speranza alle persone, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, ai giovani come i due qui oggi che hanno in mano il pallino. Io quando vedo e sento giovani che non hanno speranza, giovani che qua nel nord dicono prendiamoci, andiamo a lavorare in Australia e tutte queste cose, beh, sinceramente qualche problema me lo pongo, vuol dire che qualcuno, le politiche che sono state fatte fino adesso le hanno cannate tutte quante. In un paese come l'Italia, che eravamo, io penso che siamo ancora tra i 7-8 paesi più industrializzati del mondo, ritrovarci in queste condizioni, qualcuno qualcosa ha sbagliato e qualcuno questa cosa la deve pagare. Perché non è possibile che noi continuiamo a perdere posti di lavoro tutti i giorni e abbiamo tutti i giorni la lista della spesa di fabbriche che chiudono, di gente che perde il posto di lavoro, perdere il posto di lavoro adesso è oro. Ogni posto di lavoro va difeso con i denti, perché chi perde il posto di lavoro è una famiglia che inizia a vivere male, nel senso che non ha più il reddito,
senza lavoro non c'è speranza, diceva qualcuno. Quindi bisogna rimettere nella testa delle persone, dei politici, che il lavoro prima di tutto. Di cose da fare ce n'è finché se ne vuole, basta inventarsi. Poi non è che bisogna tanto inventarsi, bisogna fare le cose che fanno tanti altri in Europa. Io vedo che si parla sempre dell'Europa come quando c'era ammazzarci con le tasse, però non si parla mai dell'Europa quando c'era da portare a casa i salari oppure c'era da portare a casa i diritti dei lavoratori. Stiamo perdendo tutti, perché in tutta Europa stiamo arretrando. Però se continuiamo a arretrare e non diamo un futuro e una speranza a chi lavora e a chi porta avanti le famiglie, io non credo che questo paese abbia un futuro. Adesso io prima stavo scendendo con Gigi e con Manu e stavamo parlando un po' di dove lavoro io vedo che la gente Berlusconi lo voteranno. Io non credo che Berlusconi si fermi a quello che dicono loro. Berlusconi avanzerà perché la gente vede in questa persona un uomo forte, la gente vuole l'uomo forte, e questo nel bene e nel male, chi non ha gli antidoti per sfuggire a questa roba, ragazzi, Berlusconi lo vota. E quindi bisogna andare contro queste politiche, sarà durissimo, perché l'abbiamo visto ieri, io ho visto quanto siamo messi in questo schieramento, siamo a 2 virgola. Monti ne porta 10 punti. E quindi per evitare che di passarci ancora 4-5 anni fuori dal Parlamento, che questi macerano di tutto, bisogna fare tutti qui presenti campagna perché riusciamo almeno a metterci i piedi dentro e cercare di cambiare le politiche, perché sono ragazzi veramente duri. Ciao a tutti. Grazie mille Marco, puntualissimo e condivisibilissimo il tuo intervento. Adesso noi ubbiamo la nostra mancanza iniziale di cui ci scusiamo, ovvero sia di parliamo in modo deciso, più preciso, di cosa propone Cambiare Si Può a livello nazionale. A livello istituzionale Cambiare Si Può nasce da un appello che si basa su un programma articolato in 10 punti. Un programma ampio, di sicuro nei suoi indirizzi, un programma aperto ogni modifica, ma comunque preciso, se mi perdonate questo simbolo, nell'indicare i temi base su cui si deve puntare per le elezioni nazionali, che sono, diciamo, l'obiettivo a breve termine di Cambiare Si Può. Si chiede in particolare un'Europa dei cittadini, una riforma delle costituzioni comunitarie, in poche parole, che non tutelino solo grandi gruppi, non tutelino solo chi sostanzialmente ha provocato questa crisi che in ogni realtà, anche nella nostra realtà cittadina, paghiamo sempre più duramente. E poi un progetto di riconversione ecologica dell'economia e delle grandi opere che interessano il territorio nazionale, perché spesso e volentieri più che progetti faraonici sono più necessari piccoli aggiustamenti, magari rispetto alle norme ambientali, a quel patrimonio ecologico e naturale che è uno dei punti di forza anche di cuore del nostro territorio. Basta vedere il fatto che viviamo in uno dei luoghi penso più belli d'Italia e del mondo. E poi ovviamente questo è un punto centrale, come è stato richiamato anche negli interventi precedenti, il lavoro, la lotta al precariato, contro la riduzione di salari, un altro tema già toccato. Una linea di politiche che è stata fatta propria dagli ultimi governi e che hanno portato il paese sull'orlo del collasso, hanno portato un buco generazionale in termini di lavoro, in termini di possibilità, che rischia ogni giorno di diventare sempre più incolto. E poi, e qui passiamo alle cose divertenti, se così si può definire, come punto 4 abbiamo il contenimento dei costi della politica. L'impegno pubblico oggigiorno è diventato più un modo per pompare risorse personali, più per servizio alla collettività, come dovrebbe essere, come indica il termine stesso. Poi abbiamo il modo, un cambiamento anche dell'imposizione fiscale, al punto 5, in modo da colpire i redditi più elevati, in modo da tutelare i più deboli, chi si trova soffocato, e non mi riferisco oltre che ai privati, ma anche a tutti quelli che hanno anche una loro attività, oltre ai lavoratori stessi, che si trovano ogni giorno sempre più soffocati da un'imposizione fiscale sempre più iniqua e sempre più elevata per coprire i buchi lasciati da altri. Poi abbiamo un'azione fortissima
per il ripristino della legalità. Scusate se ci prendiamo, se rubiamo sempre allo spazio dedicato agli interventi un po' di tempo, però sono cose importanti. La legalità che si è vista anche qui a Como, nella provincia comasca, messa continuamente in discussione da un'infiltrazione della criminalità organizzata sempre più incisiva, che va sempre più a ledere quelli che sono i tradizionali punti di forza dell'economia locale e che mettono in discussione quelli che erano punti che sembravano consolidati fino a pochissimo tempo fa, quali per esempio il mito, se ci passate questo termine, dell'imperabilità del nord all'avanzata delle mafie del sud, delle grandi organizzazioni criminali. E poi, e questo è un punto sovranazionale che ha a cascata effetti a ogni livello, il rifiuto di ogni operazione di guerra e soprattutto della drastica riduzione delle spese militari. Diventa sempre più anacronistico quasi il fatto che non si trovino i soldi per tutelare l'istruzione pubblica, per tutelare i meccanismi di welfare che sostengono una quota sempre più consistente della popolazione e poi si vadano a spendere quote di PIL addirittura sempre più elevate per l'acquisto di mezzi militari o per il finanziamento di campagne in parti del mondo completamente diverse dalla nostra. E poi, e qui arriviamo a un punto che abbiamo già richiamato più volte negli interventi già effettuati, la valorizzazione dei referendum sui beni comuni. Qui si rivolge il referendum approvato nel 2011, un anno e mezzo fa ormai, sull'acqua pubblica, sul nucleare, referendum che nonostante una schiacciante vittoria dei sì si trovano oggi messi o in discussione o addirittura lettera morta dalla sordità quasi che larga parte della nostra classe politica dimostra verso questi ambiti. E infine abbiamo un no deciso a ogni forma di discriminazione e razzismo. Siamo vicini qui in Via Grandi a una zona delicatissima della nostra realtà cittadina, qual è che Via Milano Alta, una zona che vede a fasi alterne dei momenti di critica piuttosto forti verso l'altissima presenza di popolazioni extracomunitarie immigrate della zona, che è più comunque una ricchezza non solo economica, perché una quota sempre più consistente delle entrate anche a livello nazionale provengono dalle attività straniere, ma anche dal punto di rifiuto delle opportunità che offre dal punto di vista culturale. È un tentativo di chiudersi in se stessi che diventa sempre più dannoso. Oltre a questo chiediamo che venga riconosciuto anche i pieni diritti civili agli individui e alle coppie a prescindere dalla sessualità e dalla cultura di appartenenza. E diciamo, per le politiche migratorie accoglienti, in modo che anche chi nasce nel territorio nazionale qui a Como possa avere gli stessi diritti di chi, diciamo, nasce italiano, senza alcun tipo di differenza di passaporto o di sessualità, se così possiamo definire. E infine, visto che abbiamo parlato di Silvio Berlusconi, non si può che chiedere una riforma democratica dell'informazione del sistema radiotelevisivo. Negli ultimi 20 anni il nostro paese ha conosciuto una situazione strana, una situazione ibrida, potenzialmente lesiva per la nostra stessa democrazia, dove la classe politica si è appropriata in larga parte dei mezzi di informazione, che si sono trovati sempre più schierati e desiderosi di proporre solo una parte della realtà loro congeniale, tralasciando quella che è la situazione vera e propria, creandosi quasi delle realtà fittizie. Adesso sono arrivato un po' col fiato lungo sull'ultimo punto, però tenete conto che questa è una linea generale, sono punti generali aperti a ogni tipo di dibattito. E questo, noi pensiamo che attraverso questi, si abbiamo già ripetuto, cambiare non solo si può, si deve e si sa e si fa. Grazie mille. Adesso dopo questo piccolo intervallo, che spero sia più interessante di quelli del cinema, riprendiamo il dibattito, ovviamente chi vuole partecipare è invitato. Perfetto. Grazie e buonasera. Mi chiamo Pietro Di Rascio e sono iscritto a Rifondazione Comunista. Cominciamo a giocare a carte scoperte, nel senso che noi veniamo da un'esperienza, quella che è stata la sinistra arcobaleno,
non da tutti noi condivisa, comunque se siamo qui ci rifacciamo un po' quell'esperienza e adesso in maniera diversa almeno si pensa di percorrerla. Ci sono delle questioni secondo me importanti. Io ho letto due interventi, uno di 10 giorni fa e l'altro di oggi, di Viale, dove in effetti molto chiaramente dice che i partiti dovrebbero farsi quantomeno da parte quei partiti che hanno contribuito e che dovrebbero contribuire a questa esperienza, soprattutto perché noi puntiamo a governare il paese. Condivido perfettamente il programma, però un interrogativo io me lo pongo e quindi chiedo anche agli altri convenuti qua, amici, compagni, di esprimersi su quello che in effetti saranno poi le candidature, come verranno scelte, chi si occuperà delle firme, perché io per esperienza, infatti sono stati citati qua i referendum dei beni comuni, i referendum, le proposte referendarie che sono state consegnate o che stanno per essere consegnate in questi giorni, dove non per mettermi o per metterci la solita medaglietta, però in effetti chi si è tra virgolette sbattuto sono stati quelli organizzati nei partiti. Quindi esco proprio allo scoperto perché questa sera si è vinto un po' chi si impegnerà e come verranno scelti i candidati, dato che comunque si danno un po' aria di troppa democrazia in Partito Democratico, pur sapendo che comunque le primarie gli sia stata data un'enfasi eccessiva, perché se teniamo conto dei 3 milioni che sono andati a votare, ma sui 50 milioni di aventi diritto al voto, voglio dire, non esprimono poi quello che vorrebbe il cittadino. E pongo in effetti a chi ha militato e chi ha anche esperienza, senz'altro più di me, queste domande. Grazie. Ed è una cosa che ci vede proiettato nei 10-15 anni futuri.
fortuni, no? Dico, quindi io non voglio essere catastrofista, attenzione, dico, io cerco di, come voi penso, di guardare la situazione, cerchiamo di leggerla, cerco di confrontarmi, no? Mi fa piacere l'incontro di questa sera, lo stiamo facendo, ieri sera ho avuto un altro incontro con dei compagni che vabbè, stasera non potevano essere qui, ma che fanno parte di questo. Stiamo facendo dei ragionamenti con altri che stanno percorrendo altre strade, stiamo facendo dei ragionamenti. Il vero problema è cambiare si può, cosa vuole essere, cosa vuole rappresentare. Vuole essere qualche cosa soltanto in campagna elettorale per dare delle risposte o per portare all'interno del Parlamento delle persone che possano rappresentare anche i movimenti, le associazioni, i partiti anche che ci sono. Io credo che tutto questo può andare bene, no? Però però credo che la cosa più importante oggi è quella di cercare di interpretare il momento in cui viviamo e dare delle risposte a gente che lavora, delle risposte che siano anche credibili, no? e fattibili. No? Io sono concordo con le linee che sono i 10 punti, no? Sono generali, no? Ma sono fondamentali. Qual è la differenza oggi, no, tra un Partito Democratico che porta avanti determinate posizioni, che su alcune di queste potrebbe sottoscrivere anche lui, no, diciamo così, no? No, ci sono dei temi che la cui attuazione è completamente diversa, opposta, e noi dobbiamo assolutamente portare. Faccio l'esempio della TAP, no? Dico, e di tutto quello che rappresenta, no? È un qualcosa di, cioè noi non possiamo stare con chi vuole, no, la TAR, no? Dico, penso che sia una cosa abbastanza chiara su questo, ma perché? Perché dietro la TAR c'è tutto un ragionamento sulle grandi opere e su tante altre cose, no? Quindi cambiare si può e vuole essere, no? Scusate, faccio l'inciso, la mia esperienza ultimamente è stata vicina ad Alba, no? Stiamo cercando di ragionare, beh, a Como poi sono 4, 5, 6, 7 persone che hanno, cioè, c'è stato anche un numero più largo, no? Di persone che avevano aderito all'inizio, così. Però c'è tutto quel discorso di quel manifesto che era uscito a maggio, no? Aprile-maggio, dove si ponevano lì all'interno anche modalità diverse di fare politica. E qui faccio riferimento, perché bisogna fare poi delle chiarezze, no? Sul ruolo dei partiti oggi all'interno di cambiare si può e della sua forza elettorale. Io oggi mi sono riletto anch'io l'articolo di Viale, perché mi hanno telefonato di leggerlo stasera prima di venire qui, e io lo condivido, no? Come condivido che oggi un'espressione corretta è quella di creare un grande movimento trasversale anche all'interno della sinistra, trasversale in tutti gli eventi, dove i partiti oggi, no, ogni singolo partito si faccia un attimo, non da parte, no, ma lasci questa, se si vuole costruire un soggetto politico nuovo con delle caratteristiche di trasparenza, che quindi poi deve diventare trasparente anche nel indicare i candidati, sia come modalità, no? Sia come soggetti veramente nuovi, no? Soggetti che vengono dalle lotte, dalle esperienze, dal rinnovamento anche di essere giovani, da gente che non deve riportare sempre modi anche vecchi, no? di vedere la politica, no? Per cui, scusate se quando è finito il tempo me lo dice. Cambiare si può vuole dare rappresentanza politica in Parlamento. Abbiamo visto che anche all'interno del Parlamento l'assenza di una sinistra all'interno di questo ha danneggiato il movimento, il movimento operaio, tutti i movimenti, tutte le classi che in questo momento si battono contro il liberismo. Quindi anche quello è importante. Io non amo fare politica quando ci sono le campagne elettorali, dico la verità. Dico, secondo me è la cosa peggiore, che tutti promettono tutto, no? E invece non va bene, no? Noi dovremmo, in questo discorso di trasparenza, saperlo far diventare un momento
anche di far emergere, no, dico, sia le nostre proposte che le contraddizioni degli altri, no? Cercando poi di portare all'interno, ma con un comportamento anche nostro, nuovo, diverso. Non è facile, lo vedo per tutti, non è facile, no? Ma per esempio il fatto di dare dello spazio, per esempio, anche a settori giovani nell'essere presenti, alle donne nell'essere presente, eccetera, secondo me, ma darlo sul serio, personaggi nuovi, questo è un fatto decisamente positivo che ci deve vedere coinvolti noi, no? E alcuni altri, tante persone come me, che si stiano anche loro un po' di fianco, che non è vuol dire che non devono fare niente, anzi, cioè, devono dare loro un grande contributo. Per cui concludo, no? C'è un dibattito comunque, e dobbiamo anche dirlo, no? Oggi si dovrà incontrare, no? Coloro che il 22 di dicembre si erano ritrovati a Roma per parlare, no? Delle modalità, eccetera, perché bisogna parlare anche di regole, no? Io di realtà stasera non ho elementi, ho cercato anche di telefonare, ma non ho visto ancora nulla, non so se si sono prolungate, se stanno discutendo ancora adesso, eccetera, così, ma c'è Reverdi, la Sasso, il Roia, tutta questa gente che sta discutendo un attimo, no? Già questo. Però va bene, per esempio, la discussione di questa sera, no? È positiva, mi ha fatto piacere che comunque sia stata indetta, no? Per cui credo che noi dobbiamo andare avanti a lavorare su questo. Spero che la nostra, questo cambiare si può, non diventi l'arcobaleno inteso come sommatoria che poi ha avuto dei risultati. Probabilmente all'inizio non voleva essere così, no? Diciamo, ma come sommatoria invece di esperienze che vogliono anche confrontarsi per rinnovarsi, per creare anche qualcosa di nuovo, per mettersi anche in discussione, no? Per verificare quei temi che ha detto lui prima, no? E cercare di articolarli, no? E allora potremo anche essere in grado di spiegare alle persone, perché poi sai, in due mesi, no? No? È anche, non è facile, no? se si fanno delle cose che si mettono, se invece si fa qualche cosa che si vuole costruire, che abbia delle gambe anche per il futuro, probabilmente può diventare anche una proposta elettorale. Grazie, scusate. Perché il mio intervento è forse più ultimo che politico, perché in ogni punto c'era un pezzetto della mia vita. Io ho iniziato la mia attività lavorativa con quasi 34esimo statuto dei lavoratori, e così ogni passaggio, ogni anno nasceva qualcosa di nuovo: statuto dei lavoratori, divorzio, aborto, e tutta una serie di cose progressive. Dove eravamo tanti in piazza, riuscivamo a coinvolgere le persone. Ho finito la mia attività lavorativa soddisfatta di tutti i 40 anni di lavoro, 40 anni più di lavoro che ho fatto pensando a tutte queste esperienze, cercando di tenermele forti, continuando anche a parlare con i miei colleghi su tutto quello che siamo riusciti a portare a casa, no? Parlando in famiglia, con gli amici. Arrivato a un certo punto, guardando mia figlia negli occhi, avevo abbastanza dolore, perché dicevo, caspita, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, dov'è? Ma siamo riusciti noi a distruggerlo? Con cosa? Perché è stata più forte questa distruzione in base a quello che noi siamo riusciti a portare a casa? Io ho visto la fatica che abbiamo fatto in queste realtà, a cercare di portare a casa tutto questo che abbiamo con i nostri figli dell'università, gli asili nido. Quando sono scesa in piazza, la prima volta che vedo un asilo nido a Mariano Comense, un assessore mi ha detto, io ero incinta di mia figlia, mi ha guardato e mi ha detto, tu sei una madre ingrata. Mi ha detto, io non voglio l'asilo per abbandonare mio figlio, io lo voglio perché credevo nell'istituzione sociale degli asili nido.
Oggi tutte queste cose stanno andando a rotoli indietro. Io mi trovo 40 anni di lavoro con soddisfazione, ma sto tornando indietro di 20 anni di tutto questo progresso che abbiamo fatto. Le mamme sono distrutte, non perché in base a quel prete, quel paese, non solo vengono ammazzate, ma perché hanno un grosso lavoro alle spalle. Io credo in una politica dove lo Stato deve garantirmi dalla nascita alla morte, mi deve accompagnare in tutto questo percorso. Nelle famiglie oggi la donna ancora è costretta a subire tutta una serie di cose, oltre le violenze, più delle volte non vengono denunciate perché è quasi paura parlarne anche con gli amici, con i vicini, quello che ti succede non solo in famiglia ma anche sul lavoro, e anche le difficoltà poi se aspetti un bambino, da dove farti seguire, gli ospedali che spariscono, le attività dei consultori che non si sanno più che fine fanno, le messe scolastiche arrivano alla fine del mese, o mangi tu o compri il buono all'asilo. Il quotidiano ci tocca in un modo incredibile, ma nonostante questo si deve andare avanti, no? Bisogna crederci perché tutti questi punti, quando qualcuno mi chiede perché sei comunista, io non ho mai risposto perché ho letto Gramsci, ho letto Marx o Capitale, che non ho mai letto. Perché a scuola mi hanno fatto studiare 2000 anni. Io ho sempre fatto obiezione alle spese militari, e forse il primo sequestro che è stato fatto, ero forse a casa di Vittorio, che mi era ancora ragazzino, dove sono venuti a sequestrare dei libri che parlavano di pace. Da allora io, potendo fare obiezione alle spese militari, nel mio paese ero quasi considerata una pazza per quello, perché era come chi arrivasse a sequestrarmi anche la televisione o altri mezzi. Oggi quello che diceva il compagno poco fa, mi aveva messo un pochino di delusione, perché io preferirei, in base a tutta questa triste esperienza, questa fatica che abbiamo fatto, vorrei trovare più grinta per essere più convincente anche con gli altri, perché quello che sta succedendo da 20 anni, da 10 anni a questa parte, a noi va bene, e dobbiamo cambiare. Certo non abbiamo la bacchetta magica, ma sicuramente la forza, e la forza di tutto questo periodo che io l'ho avuto andando, sono stata un po' nella zona, con i compagni più giovani del mio partito nei mercati, a parlare con le persone. Loro hanno fatto una faticaccia, veramente una faticaccia, di questo mi sono grati. Però la gente ha cominciato a parlare dicendo: caspita, si parla ancora di questi problemi. E allora cerchiamo di parlare più possibile anche del quotidiano, perché il quotidiano è politica. Andare a comprare il pane, scegliere dove andare a fare la spesa è politica. Grazie mille Fernanda per due belli interventi, gli ultimi due hanno toccato punti molto importanti. E ovviamente è ancora possibile, chi vuole parlare, perfetto, Donato. Grazie mille. Buonasera a tutti. Quando abbiamo iniziato a raccogliere firme per l'articolo 18 e per l'articolo 8, nella conferenza stampa dell'inizio di questa della raccolta delle firme del referendum, a nome della Federazione della Sinistra ho detto che la raccolta delle firme sull'articolo 18 e sull'articolo 8 era la base iniziale perché in Italia si cominciasse a mettersi in cammino di nuovo per creare un soggetto politico che vada a sinistra del PD, che raccoglie tutte quelle soggettività politiche
che si riconoscono in un'alternativa al sistema delle cose che abbiamo, non nella compatibilità del sistema delle cose. Io credo, saluto molto bene questo tipo di iniziativa e nello stesso tempo credo che è opportuno che nasca questo soggetto politico, perché questo limiterà anche un po' di persone a stare a casa invece di non andare a votare, vengo invogliato. Aiuterà parecchie persone a impegnarsi politicamente per passione, non per altre cose, e credo che soprattutto il distinguo sta nel fatto che noi dobbiamo trovarci in una situazione che di spazio ce l'è sotto il punto di vista politico, con tutte le soggettività, con tutto il protagonismo di tipo personale e collettivo, ma dobbiamo puntare a stare dentro in un quadro che rifiutiamo il vaffanculo del Grillo e rifiutiamo la gente Bersani che dell'articolo 18 lo vuol tenere in campo. Allora io credo che noi dobbiamo creare un soggetto politico molto ampio sotto questo punto di vista qui, e le difficoltà le avremo tutti di fronte e le troviamo anche stasera, ma credo se noi abbiamo questa passione e questo impegno collettivo tutti, io credo che anche alcune questioni di natura che possono essere, la dico in termini per comodità, in valenza dei partiti che compongono questa soggettività, io credo che se tutti lavoriamo senza diffidenza possiamo lavorare e superare e smussare anche gli angoli di questa situazione. Beh, io credo che con questo non voglio dire che le difficoltà sono superabili in 4x4, no, ognuna ha una propria esperienza, ognuna ha un suo percorso personale, e credo che in questo va riconosciuto a tutti e ci dobbiamo riconoscere tutti in una strada nuova che vogliamo percorrere. Allora qui si parlava prima di 10 punti che condivido in pieno, la compagna Fernanda diceva prima, io c'è la mia vita in quei 10 punti lì, ecco, io credo di poter insieme alla Fernanda dire che c'è un nostro percorso di vita, visto che non siamo, e che per fortuna qui alla presidenza ci sono due ragazzi veramente meravigliosi, e io spero che veramente che con questa loro positività di ragionamento e di freschezza veramente ci aiutino a superare qualche incrostazione che abbiamo dentro in questa sinistra comasca e andiamo avanti, però dobbiamo sapere cosa vogliamo fare. Allora noi, quando dicevo prima sulla questione della TAP, noi a COP abbiamo anche noi la nostra TAP che arriva al bassone, si ferma lì e basta. Allora noi a Como abbiamo un'Esselunga che fa quello che vuole, e noi dobbiamo dire da che parte stiamo su questa cosa qui. Non possiamo dire stiamo con un piede sull'Esselunga e un piede cambiare passo, dobbiamo dire cosa dobbiamo fare, perché c'è una voglia matta in mezzo alla gente di dire che noi dobbiamo cambiare. Il cambiare è argomenti elementari per la politica locale. Poi c'è la grande politica, che per noi andrebbe molto bene, diciamo ci riconosciamo 10 punti e questo è l'elemento che ci può accomunare. Ma dobbiamo poi, questo soggetto, proprio perché non nascondo le difficoltà su questo aspetto, questo soggetto deve portare avanti una politica anche locale. E sulla politica locale noi dobbiamo rafforzare un ragionamento che questa città non è la città del centro-destra, non è la città di Caprotti, dell'Esselunga. Cioè in sostanza la speculazione, il tentativo, perlomeno io credo che saremo anche in grado di ribaltare questa situazione, ma il tentativo è quello di una speculazione che viene un po' assecondata. Allora, e chiudo, io credo che ci siano gli elementi per andare avanti a sognare per la passione politica che ci ha visto da ragazzini arrivare a oggi. Io credo oggi sogno un po' a occhi aperti, perché non voglio smettere di sognare, ma io voglio dare una speranza a questi ragazzi qui che il loro sogno si realizzi, una società migliore, non quella che gli stiamo consegnando adesso, e io per questo sarò al vostro fianco. Grazie mille Donato. C'è qualche altro intervento? Non c'è, perfetto. Allora,
mi ponevo il problema se parlare oppure no, perché se fosse opportuno oppure no parlare in quanto vabbè, rappresentante provinciale di fondazione, però mi sento di dire che come parlo anche a nome personale, oltre che mi sento molto, cioè sono molto contenta che sia venuto quando è nato questo movimento a livello nazionale, perché sembrava che l'esigenza di essere alternativi al neoliberismo fosse un'esigenza solo di una piccola parte della popolazione, invece sta prendendo piede questa alternativa, che non credo sia solo una sommatoria di sigle che si mettono insieme, ma perlomeno mi auguro che non lo sia. Anche sentendo la citazione "i partiti si devono fare da parte", fare due passi indietro, uno indietro, di lato, di fianco, cioè io credo che ridurre la cosa a questi termini sia anche un po' come dire ingeneroso in confronto di alcune formazioni politiche, credo come la nostra, a cui va riconosciuto se il merito di essere almeno anche qua Como, in mezzo alla gente, in mezzo alle lotte, con anche, se posso dirlo, con una certa discrezione, perché anche nella battaglia sull'acqua ci siamo offerti dando tutto quello che era possibile, e ci va riconosciuto anche questo impegno, per cui io non credo che si tratti di dire di mettere il cappello o di essere io ho più diritto a stare, tutti devono essere a pari dignità, e penso anche che un partito come il nostro possa entrare singolarmente, perché abbiamo aderito chiaramente singolarmente, ma può dare, ha tanto da dare sia dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle risorse umane, ma anche dell'umiltà e la possibilità di credere in un progetto che è il tentativo di comunque dare una svolta al neoliberismo. C'è anche da dire che guardando anche a livello internazionale, a livello europeo, potremmo anche far fronte a questo tipo di fare fronte comune con altre forze che costituiscono la sinistra europea. Per cui, siccome le cose che nascono in Europa e anche in Europa dovranno essere affrontate, io credo che però le cose partono nel locale, e sicuramente se riusciamo tutti insieme, ognuno per quello che ha, con pari dignità, a portare avanti questo progetto che casualmente secondo me è nato adesso a ridosso delle elezioni, ma che mi auguro in futuro sia solo l'inizio di un percorso che ci veda protagonisti. E in questo dico che secondo me, proprio per andare al di là del fatto della delega, che è una delle cose più brutte che sia avvenuto nel percorso politico di tutti questi anni, purtroppo si è sempre stati abituati a delegare qualcun altro a fare. Io chiedo che ognuno di noi qui stasera si impegni a essere un attore protagonista del futuro. Tutti dovranno essere dirigenti di se stessi, tutti dovranno essere impegnati a pari dignità sul progetto futuro. Per cui ecco, io credo che sia anche necessario che vengano coinvolte il più possibile le persone che si hanno accanto, e anche nel lavoro ognuno si spende in prima persona, ma anche per le pratiche organizzative che verranno dopo, perché ci aspetta un periodo sia di campagna elettorale, sia di raccolta delle firme, sia di pratiche burocratiche, ma anche di spegno, diciamo, a livello di economico, che ci vedrà tutti coinvolti, per cui è necessario che tutti, secondo me, si impegnino in prima persona. Va bene, io vi faccio gli auguri per il futuro, sperando che questo sia l'inizio, ma saremo sempre più numerosi. C'è qualcun altro?
Perfetto. Perfetto, se non ci sono altri interventi, è sempre possibile, non vi preoccupate, direi di passare all'ambito, come diciamo un po' preannunciato, dell'intervento della Lina, più organizzativo e burocratico, un po' più noioso, se così possiamo definirlo. Innanzitutto direi che è necessario, diciamo, approvare un documento costitutivo dell'assemblea costitutiva di stasera. E a tal proposito diremo di approvare ad alzata di mano i 10 punti programmatici che abbiamo elencato e richiamato spesso negli interventi di stasera, che sono la base del programma di Cambiare Si Può. Se non ci sono aggiunte o critiche a questi 10 punti, perfetto, direi che possono essere definiti e approvati all'unanimità senza anche ricorrere all'alzata di mano. Poi, un punto molto importante che è stato preannunciato in numerosi interventi è che la questione delle candidature e del iniziare a parlare di una lista unitaria per Cambiare Si Può nel territorio comasco. Ovviamente, come ben sapete, i tempi sono strettissimi e le ultime evoluzioni istituzionali li hanno ulteriormente accorciati, per cui andremo al voto tra poco più di 2 mesi e si rende necessario stipulare in tempi brevissimi una rosa di candidati che possono costituire una lista anche nella nostra provincia, che rappresenti in modo unitario e senza alcun tipo di discrimine tutte quelle parti, quei movimenti, quelle forze politiche che si riconoscono in Cambiare Si Può, appunto. A questo punto già preannunciamo che ci sarà un secondo incontro per Cambiare Si Può, che si terrà, se non ci sono obiezioni o particolari problemi, la settimana prossima di venerdì, che sarà appunto venerdì 4 gennaio, sempre qui nella circoscrizione 6, ore 21. E vi chiediamo cortesemente se, come limite temporale per la settimana prossima, tutti quelli che sono interessati, ripetiamo, non c'è alcun tipo di discrimine o di problema dal punto di vista politico o personale, di far presente la loro disponibilità a candidarsi o meno. Invitiamo poi a questo proposito a segnarvi la vostra email sul foglio che faremo girare tra un po', in modo che la neonata main list di Cambiare Si Può Como, che verrà affrontata al massimo domani mattina, chi vuole può fare tramite appunto questo supporto telematico, può rendere presente la sua eventuale candidatura. Grazie mille. In particolare. Perfetto, quindi certo, quindi direi di approvare, sempre per non stare arrivando, scusate, il documento o meno, che appunto richiama i 10 punti programmatici che abbiamo detto e sostanzialmente rinvia la decisione finale anche sulle candidature, per la quale facciamo un piccolissimo inciso, invitiamo chi più possibile, tutti nel limite delle proprie possibilità ad aiutare nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Purtroppo, ripetiamo, i tempi sono sempre più stretti e quindi per metà mese si rende necessario presentare le liste. Oltre a questo, un ultimissimo punto prima dell'approvazione finale, quello più delicato, se possiamo definirlo, che è quello economico. Il noleggio, diciamo, di questa sala è stato reso possibile grazie a un nostro contributo, quindi invitiamo cortesemente, ma fermamente, scusate questo simbolo che sembra quasi un atto di arroganza, chi vuole, chi può, a contribuire a una cassa per Cambiare Si Può, in modo che una cassa che appartenga a tutti renda possibile non solo ogni tipo di altre iniziative anche dal punto di vista monetario. Grazie mille. A questo punto direi di approvare ad alzata di mano il documento finale, che appunto dice che l'assemblea che si riunita stasera approva i 10 punti e si dà nuovamente appuntamento a venerdì prossimo per le decisioni finali in termini di candidature e per altre questioni organizzative. Ah, giusto.
fanno presente, scusate innanzitutto eventuali dimenticanze, purtroppo sono un po' emozionato, siamo un pochino emozionati anche noi in questa occasione, e si rende necessario anche l'approntamento di un comitato gestionale provvisorio, diciamo, in modo da traghettare e cambiare si può verso una strutturazione più ampia. La nostra proposta verteva, oltre sulle nostre due figure, e scusate sempre l'arroganza, anche su altre personalità molto importanti come Massimo Patrignani e Danilo Liglia qui presenti. Ovviamente se c'è qualunque tipo di obiezione o di eventuali problemi o problematiche lo faccia presente, direi a questo punto di votare inizialmente appunto il... Sì, è vero, c'è qualcuno che si scusate sempre le dimenticanze. Chiunque decide, appunto una donna, chi vuole è più possibile. Sono inciso sul secondo punto, che è quello che riguarda il sistema che ci diamo per le candidature. Sa già l'idea di rimandare una settimana o di decisione anche per suo, però secondo me dobbiamo anche tenere presente che probabilmente domani il Comitato Operativo Nazionale, io ho ricevuto un messaggio prima di venire qua, che tra l'altro proveniva da Claudio Grassi del PRG, dice domani c'è la conferenza stampa di Ingroia, poi ci sono dei momenti decisionali. Questa cosa qui va tenuta presente perché probabilmente ci saranno delle regole anche rispetto a come ci si deve candidare e quant'altro, per cui teniamolo presente appunto, di modo da non fare un percorso che sia diverso da quello che verrà deciso nazionalmente. Per quanto riguarda io, per chi non lo sa, io sono Massimo Patrignani, mi ha appena citato il compagno e l'amico, volentieri do una mano, però se si deve fare qualcosa la settimana prossima io sono via per tutta la settimana, per cui mi dispiace, cioè, ma non posso essere volentieri. Ho già prenotato. Perfetto. Scusate sempre per le problematiche che abbiamo avuto in merito al... Ringraziamo innanzitutto Massimo per la sua puntualissima precisazione, gentilissimo. Ovviamente ci scusiamo per la nostra mancanza in termini di presenza femminile, era appunto una proposta. Abbiamo avuto la conferma che Valeriana la vecchia ha approvato. Ovviamente se c'è qualunque altra persona che si vuole... Ovviamente se c'è qualunque altra persona, donna, qualunque altra che vuole proporsi come facente parte di questo comitato, si faccia tutto. Perfetto, se non ci sono altre obiezioni, approvato. Un applauso ulteriore. Approviamo finalmente anche il documento conclusivo della serata, perché appunto si rinvia, come diceva giustamente Massimo, per le questioni in merito alle candidature. Purtroppo, come potete vedere, la situazione è così drammatica che è possibile che le cose cambino da un'ora all'altra addirittura. Comunque per la settimana prossima di sicuro avremo dati più certi anche per quanto riguarda le candidature. Vi ringrazio. Ma giustamente, se c'è qualcuno sia facente parte del comitato, sia esterno che vuole entrare, che vuole assumersi la responsabilità del ruolo di cassiere, di cambiare si può, si faccia avanti. Si può mangiare tanto, guardate, abbiamo appena ricevuto un finanziamento da Matteo Renzi, da uno sconosciuto. Chi vuole far parte o meno del... Chi vuole... No, ci sono altre proposte. Perfetto, quindi se qualcuno vuole proporsi come cassiere... È necessario, ragazzi. È necessario. Non mi interno...